Bonsoir, scusate il ritardo, scusatemi. Ero un attimo, perché ho un po' di mal di pancia oggi. E quindi no, ho fatto casino. E quindi volevo un attimo bermi un po' di tè. Me lo sono bevuto. Adesso vi metto qua la chat. Perfetto. Avviamo il giochino e giochiamo. Ma ciao, te lo dico io, non capivo perché ho detto, ma sei saltata io. Non ho detto io, Valeria. Come? Perché? E invece l'aveva detto. E invece sì. Eh sì. Sono successo un sacco di cose, amici, dall'ultima live. Cosa ridi? Sono successo un sacco di cose. GG avviato Elden Ring. Ebbene sì. In particolare ho esplorato un sacco proprio. E vi faccio un attimo vedere. Sto vedendo Elden Ring, quindi metto la mappa ora. Non è questo. È qua. Ci sono? Chi lo sa se mi vedete? Dovreste vedermi. Ti vediamo. No, no, lo so, stavo ancora avviando il gioco. C'è della rampa perché ho fatto tanto, tanto, tanto con Wilder Yag. Io ti vedo, magari è un'allucinazione, chi lo sa. Madonna, ho freddo. Ho chiesto una cosa. Sto bevendo un tè prima della live, per questo ci ho messo un po'. Che non l'avevo no, preso perché ho detto così. Visto che avevo un po' di sonno, lo bevo e non mi addormento. Invece no, avevo mal di pancia e non sono riuscito a bermelo tutto. Allora, Castello Mantoso, ebbene sì. Allora, innanzitutto, l'ultima volta ci siamo lasciati che dovevo esplorare questa zona qua. E come vedete, l'ho fatto ben benino. Non riesco a zoomare bene. L'ho fatto ben benino, ho esplorato più o meno tutto. Ma forse questo l'avevano già fatto. Non mi prendere in giro, Valeria. Vabbè, ho esplorato tutto, proprio tutto. Qua ho trovato un nuovo NPC che è un gigante che fa il fabbro e ci c'è essere lontani da questo posto che io ho esplorato, abbiamo fatto con Valeria, ci sono delle mani orribili dentro. E qua, da qua si va avanti, esploriamo poi questo altopiano qua dietro. Da questo lato invece c'era questo albero dove c'era un mini boss che abbiamo battuto. Questa mini fortezza, questa cosa qua che era tipo un villaggio murato e non c'è niente di che se non... Se non cos'è che c'era qua? Non me lo ricordo, c'è qualcosina di stupido però. Poi... Mira il custode dei boti, non mi ricordo chi cazzo sia. Poi ho trovato questo, amici, madò. Vasburgo, miglior posto di tutto Elden Ring finora. Miglior posto di tutto Elden Ring è il villaggio dei vasetti. Guardate quanto sono piccoli. Guardate, tutti qui. Che giocherellano. Con lui ci chiama Cuggi. Perché dice che siamo suoi cugini. Ma non siamo suoi cugini. E qua ci sono i vasettini che ballano, vedete? Che giocano, si divertono. E cercano uno che gli sistemi la ceramica. Perché l'altro si è dimesso. Però io non lo so fare. Poi ho esplorato. Vabbè, qua sotto sì, tutto. Qua c'è un drago che non ho ancora abbattuto. Ma ci lavoreremo. Sono andato su di qua e ho esplorato anche questa zona qua, questa sorta di tipo pozzo che ho scalato tutto con Valeria e siamo arrivati qua sopra che è una zona nuova, che però visto che è proprio nuova nuova non ci sono proprio andato, solo preso la grazia. E poi qui sotto il montacarichi, giusto? Qui sotto che vi ricordate che non avevo esplorato nulla, beh... Casualmente, per una cosa o per l'altra, mi sono trovato a esplorare tutto, perché tipo si era buggata una marica mi ha spawnato qua in mezzo alla palude, quindi sono dovuto uscire dalla palude. Sono arrivato qua sopra, ho chiacchierato con Gowri, il saggio, e mi ha detto di curare Millicent, ma per curare Millicent dovevamo salire su questa torre, mi pare. No, forse... No, questa torre. Credo. Ma quella torre è troppo difficile per noi, cioè, amici, è proprio a un altro livello, ci distrugge. Quindi non lo posso fare. Cioè, ho provato a salire, ma i nemici base mi shottano, quindi non penso faccia per me. Per di più, di qua invece, dove c'è l'arena di Caelid, penso si dica dal latino, c'è un vaso gigante. Un vaso gigante che non dice nulla se non ci, tipo, sfida facendo apparire tre nemici da evocare uno a uno. Tipo fare un 1v1 con tre guerrieri, che sono anche questi fortissimi, quindi non l'ho ancora fatto. Anche se sono salito un po' di livello da quando ho provato, quindi potremmo ritentare.
E poi c'è questa cosa qua, che è il torneo di cui parlo, non ho capito bene cosa sia. Però in questo castello qua c'è un tizio che fa un annuncio e dice che si sfiderà un semidio e ci sono tutti tanti guerrieri, tra cui anche l'uomo lupo. Vi ricordate che vi avevo detto di quest'uomo lupo? Fatto di fantomatico. Poi, dove dovevamo andare? Valeria, dove mi hai detto che alla chiesa del cuculo forse dovevo andare? Per vedere quella cosa? Devi stare almeno, ammetto. Eh sì, proprio te, Valeria. E qua dobbiamo fare il boss, perché in realtà l'ho già esplorata più o meno tutta questa accademia. Mi sa di sì, qua. L'ho esplorata più o meno tutta. E Valeria mi ha suggerito di controllare qua dietro se c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Che paura. Non c'è nulla, quindi andiamo all'aula da dibattito. Eh no, non c'è niente. E ho esplorato un po' tutto, non so se ho visto tutto perché l'ho esplorato più o meno da solo, ho fatto le cose, però di qua, dopo aver saltato per tutti i tetti, fatto un sacco di robe, ho scoperto che in realtà c'era il boss, cioè perché vedo sta scalinata e non capivo come fare. Ora, c'è anche una shortcut, ma preferisco passare di qua, sinceramente, perché dopo aver capito il movimento di una palla che cade dall'alto, oppa. Riesco a salire più in fretta. La boss fight epica del lupo, giusto. Allora, amici, i Baltos. Oltre al fatto che abbiamo trovato un amico per i Baltos. Ok. Abbiamo trovato un amico per i Baltos, ovvero un falco. Adesso ve lo faccio vedere. Perché ho battuto il figlio di Godric. Credo, mi pare si chiamasse Godric, il primo boss. O Godfrey. No, Godfrey forse era l'altro, il parente. Vabbè, ho fatto. E qua ce l'ho andato, ah, ti lascio il portale. Ci sono andato per quel portale? Non mi ricordo. Ciao, Ste. Praticamente, ho fatto una boss fight prima di questo, in questo edificio qua, contro un lupo enorme. È stata una boss fight difficile, perché non me l'aspettavo così, ed ero molto in difficoltà. Ma sei simile a quella di Sif, credo. Perché io so che Sif era un cane che combatteva con una spada tra la mascella, tra i denti. E questo cane pure, questo lupo pure. E lo sto combattendo chiaramente con i miei Baltos evocati. Finché, qua ho già aperto la porta ma non sono entrato. Perché mi sembra un'arena. Non lo so se è un'arena effettivamente. Potrebbe non essere la boss fight e mi sono fatto solo segmentali, però credo di sì. E finché il boss non mi uccide. Che gli rimaneva letteralmente un solo danno. E allora cosa faccio? Dico no. Pugno sulla tastiera, ho perso. Ma in quell'istante non era ancora finita. Non mi era ancora finita perché vedendomi morire, vedendo il loro padroncino preferito morire, i Baltos hanno deciso di vendicarmi. Hanno deciso di saltare alla carica tutti e tre sul boss, prendendolo a mozzicate fino alla morte e dandomi la vittoria mentre io ero inginocchiato a terra. E ora penso. No, ok, c'è la cazzo. E nulla, e poi sono andato un po' avanti con alcune quest di NPC, tra cui una di. Avete presente il primo NPC che abbiamo trovato, quello davanti alla cattedrale, all'uscita dalle cose? Poi vedete che abbiamo gli occhi rossi, perché mi hanno mozzato un dito. Cosa sta succedendo? E tu chi sei? Che occhioni rossi che abbiamo? Oh no. Ho genuinamente paura. Oh, ho genuinamente paura. Little Calva. Ah, lì dentro c'è la runa. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Oddio. Devo ucciderle tutte, secondo voi? Oddio. Sai che ha comportato uccidere questa? Forse devo ucciderle nell'ordine. Di come si illuminano. Canta da questo lato qua.
Ma è inquietantissima sta boss. Quella che canta è quella che devo colpire, credo. Non sento più cantare. È caduta. Ma no. È fragilissima. Rennala. Regina del plenilunio. Sapete cosa posso fare, amici? I tesori, è il momento di rinascere. Evochiamo i Baltos che mi fanno un attimo da... Ah, sta a far risorgere che puliscono un po' l'area. Io vado a cercare quella con lo scudo. Credo valga la pena fare così. Tanto più o meno tutte targhettano me con i libri. Dove cazzo è lo scudo? Oh madonna. Non sto capendo. Non c'è più quella con lo scudo? No, c'è. Mi sento cantare qui dietro. Eccola qua. Sento ogni volta che ne rompo una è un po'... rompersi dei vetri. Di qua, eccola. Prendiamo le fiasche. Mi risolve il momento di rinascere. Okay, l'unica cosa che fa il boss in sé penso sia far respawnare le tizie che uccido. Ma chi sono queste? Ok, ho rotto quasi lo scudo. Ma... mi si è finito il gioco, non è caduto. Madonna, per piacere. Una bossa che mi aspettavo chissà cosa, sinceramente. Cioè, a dire che non è un... non era lei la... la seconda fase? Aspettate un attimo. Ecco, appunto, sto dicendo, è la runa che generalmente è il boss broken. Have no fear. I will hold thee. Patience. E infatti sta uscendo dalla runa. Qualcosa. Adesso è la vera boss fight. Stavo appunto per dire che mi aspettavo fosse più forte, cioè, perché l'altro boss aveva una runa nel nome di Ranni la strega. Reca che solo le persone fosse della madre. Foul trespasser. Send word far and wide. Oddio mio, che sta succedendo? Sta andando malissimo il gioco. Mi sa che sono tipo... ho tantissimi effetti. L'ultima regina di Karla, Renala del Plenilunio. Ma chi sei? Che siamo? Da Rom, mo? Stessa boss, eh? Tende che è l'epoca. Sono ancora i Baltos, però. Ok, non mi aspettavo questo. Ok, però non è diventata tankosa. Fa solo tante magie, mo. Magie anche forti, a quanto sembra. Devo bermi... questo. Mi dà... regen. La luna fa danno. Queste sono lentissime, ma credo che mi facciano dei danni porchi se mi prendono. Proprio perché sono lente. Mamma mia. Ha proprio per una... un'ambientazione strabella questa boss. No, ma siete dei bastardi, Maltos! Piccola Ranni, figlia intesi, intessi figli della notte. Rimembranza della regina del plenilunio.
Ci hanno rubato la key. No, volevo fare il Perry, l'una maggiore del mainato. Volevo fare il Perry alla fine e me l'hanno rialzata. A parte che credo sì, me l'abbiano pure rubata. Where did he flee, my sweetings? Non è ancora finita. Out from whence he hide. There are books and light a plenty. Dither not. Come out, say I, or will he be gravestones? To be better born Ciao, Ken. anew. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting, reborn of my beloved egg. Be not alarmed. I would birth thee. Implica la rinascita. C'ho paura a farla. Estetica rinascita. Cosa? Rinascita forse mi fa cambiare la stirpe originale che avevo messo quando ho creato il personaggio. Non mi ricordo quale ho scelto. Ed estetica, boh, non lo so. Ah sì, ok. Rinascita. Lacrima di larva per accettare la nascita. Aspetta, no. Fammi leggere la lacrima di. Lacrima di larva. Allora, questo ottieni il suo potere tramite la leggidita. Un potere che è chiuso può essere sbloccato dalla leggidita. L'alternativa può essere usato per ottenere una grande quantità di rune. In gioventù Rennala giunse a godere di grande fama presso l'Accademia grazie alla magia lunare, della quale era maestro. Inoltre guidò i cavalieri della scintipietra e elevò Casa Caria fino al suo trono reale. E poi, l'altro che dovevo vedere cos'era? Questo, lacrima di larva. Nucleo di una creatura di mutazione nota come larva lacrima d'argento e al contempo un organismo vivente e una sostanza. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, regina del plenilunio, per condurlo alla rinascita. La rinascita permette la ridistribuzione degli attributi potenziali. Ah, ok. Non mi serve per ora. Rinascita semplicemente ci fa rispostare i punti. Non mi serve però. Grazie comunque. C'è qualcos'altro qua. C'era un forziere, avevo visto prima. E infatti, adesso però lo posso aprire. Chiuso a chiave. Non è che la chiave che ho dato a. Al mago, perché c'è un mago di questa accademia che è un NPC e gli ho dato una delle chiavi che avevo. E infatti sto notando che si può. No, non si può passare. Sembrava però, sembrava. Lo ammetto, ci sarei cascato. Ci sono cascato, anzi. Anche di qua, eh? Non si può. Davanti si deve accovacciarsi, ma non. Non è vero. Siete dei menzogneri. Come si scredita? No. Sì. Prego. Vorrei quella chiave del forziere, ma. Non saprei dove procurarla. Allora, devo dire, come boss fight non è stata particolarmente difficile. Sapete che vi dico? Andiamo da. Non c'è più. E ma dove è andato lui? Non vorrei sbagliare, ma. Alla grazia tornerei qua. Se faccio così, tipo. Così ricarico la zona. Perché io so che c'era lo stregone a cui ho dato la chiave che dovrebbe venire qua. Non qui, però. Chiusa chiave. Vivi insegnante, amore
Forse non viene proprio in questa stanza. Magari c'è un'altra stanza in cui lo trovo. Può andare un'altra grazia. Andiamo a vedere la aula scolastica. Era un insegnante, aula scolastica. Mi fa pensare possa essere questo il posto. No, ci sono ancora gli nemici lì. Quindi questa qua non va bene. Andiamo a vedere. Facciamo tutte le stanze. Le grazie del posto a sto punto. Era anche un pollo fifo. Non era tipo stato cacciato e quindi aveva. Ah, dici che si è nascosto? Perché era anche a casotto? Ciao Giampino, all'Accademia abbiamo sfondato il boss, abbiamo sfondato Rennala. Forse sono un po' overlivellato, non lo so se era così facile la boss fight. Non so se era così fa effettivamente così facile, io. Già, ma ti giuro, Giampino, è stata veramente stupida. Io non so dove potrebbe essere sto scemo. Andiamo all'aula. Ma il fatto che l'aula da dibattito non c'è. Può tornare qua. Forse è il cancello principale. No, non c'è nella chiesa. Ho guardato prima, mi pare. Ora ricontrolliamo, ora che arriviamo. Non c'è più il suo simbolo sulla chiesa. Guardate, lui dovrebbe, doveva essere qui, mi pare. Alla chiesa di Hirit. Sì, cerco lui. Questo chi è? Mercante. Ha detto che veniva all'accademia. Ma dove cazzo è andato? Che sia qua all'ingresso? No, io gli ho dato le chiavi per entrare. Livellerei. Oh Madonna, non avevo visto tutte quelle rune. Nuovo livello. Allora, come vedete, amici, sono arrivato abbastanza avanti. 30, 30 e 31. Arrivo a 35 di forza e poi saliamo anche con tempra e poi di nuovo con vitalità. Faccio così, a step. Provo a cercare nelle case di Spiraria. Spiraria cos'è? Questa. Dovrebbe essere dove c'è la grazia con i manichini, il mago, quella con la scala che porta su. Devi tornare fuori e guardare subito dentro l'interno. No, era su Pokémon. Ah! E questa è quella con la scala. E questa qua, guarda, lì c'è la scala. E vado a tornare dentro. La grazia prima, quindi aula scolastica. La grazia prima sì, aula scolastica. Aula scolastica è tipo sotto, poi si sale, si fa il boss e si arriva qua. Proviamo ad andare qua. Devo uscire e rientrare, quindi esco di qua, affronto lui almeno. Non rientro. Aspetta. Stessa cosa che sto vedendo. Cos'è sta cosa? Dici qua? Questo balconcino? Prima della grazia, oh Madonna, quanto. Ma queste cose qua. Oh Madonna. Ma Giampino, allora, amici, io adesso vi racconto questa cosa. Vi ho raccontato prima la boss fight con i Baltos, no? Che è stata bellissima, bene. Adesso vi racconto questa. Ho quasi rage quittato il gioco per per sta zona qua. È morto? Sono un coglione, però. Ma ti pare il posto dove studiare?
Non pagava l'affitto, ho capito, ma... Caspiterina. Fai vedere cosa ci ha dato. Un globo. Il globo dove sta? A parte con un sacco di rune da poter usare. Andiamo qua. Potrebbe essere uno di questi, no? Ho un'occhiata da dare alla ragazza cieca, ma non so che fine abbia fatto. Globo tirocinio. Devo offrire i resti alle vergini gemelle per accedere a nuovi oggetti. Benvenuto sullo spoglio. Ok, niente, sono questo. Ho beccato anche quella magia. Barriera di Tops. La ricerca di una vita di Tops, la pietra grezza. Crea un campo di forza magico che riflette le segreterie e gli incantesimi. Ti è venuto per creare barriere in successione. Le future generazioni apprenderanno, conosceranno la stoltezza degli estremi beffardi che ridicolizzarono questa teoria, non capendo che in realtà è una scoperta degna di un epitome dell'Accademia. E poi cos'altro mi ha dato? Ciao, Gemo! In orario palestra, Gemo, guarda, io purtroppo di palestra non ne faccio, quindi è così. Oh, quanti bastoni di scintipietra dell'accademia. A proposito di questo, amici, di armamenti, ho trovato questo spadone qua, che è molto bello, ma non so se cambierò armi. Cioè, il fatto è che mi piace questo tipo di moveset. Lo spadone di gas, esatto. L'ho trovato molto bello, ma mi piace combattere due armi. E possibilmente due armi più o meno simili ma non uguali. E per dire, tipo, questo spadone mi ricorda molto l'arma... Aspetta, faccio vedere come sarebbe. Facciamo così. Tipo, questa, la Zweihänder, non la posso usare. Perché è diverso il modello, cioè è molto sottile. Mentre è più simile a questa, per dire, che non posso usare, però vabbè. Faccio vedere... Sarebbe una roba del genere, no? Scusami. Che vuoi? Oh Madonna, non salto. Sono un carico pesante. Guardate come cammino lento, proprio possente così. Però sì, comunque, due spade, la cui stazza sia più o meno simile, quindi tipo queste due. Magari più simile a quella di Guts, che tra l'altro somiglia molto a quella dell'uomo lupo. Quindi se ci fosse un modo per ottenere la spada di quel tizio lì... Sì, penso di essere... Ah, non so, aspetta, vediamo. Sì, sovraccarico, sì, sovraccarico. Non so, sovraccarico pesante. Vabbè, comunque, quindi più o meno una roba del genere, no? Solo che, appunto, il moveset non mi piace molto. È molto lento rispetto all'altro. E poi non ho ancora una seconda spada simile a questa. Cioè, se trovassi due spade abbastanza simili, potrei anche farlo. Finora preferisco fare con queste due, che sono molto simili e stanno bene così. Lo so, ma infatti quando ho letto spadone, io non... Allora, sapevo, mi era stato detto che c'è un'arma simile a quella di Gatsu. Cioè, l'arma che poi è uguale. Però, non mi aspettavo fosse quello. Cioè, quando ho trovato lo spadone, che si chiama spadone, ho detto, oh. Finalmente un nuovo spadone, magari migliore di uno dei miei. Quindi posso prenderlo. Invece no. Invece no, era un colossale. Vorrei trovare dei nuovi spadoni effettivi, cioè proprio come questi. Che magari ne trovo uno migliore di quelli che ho adesso, perché ho solo questi due. Vabbè, un'arma di gas più simile di quella è lo spadone di Blade, che è la citazione più palese di sempre. Lo spadone di Blade, che è quello che ho detto, no, l'uomo lupo. Non so, chiedo. Blade è lo spadone dell'uomo lupo. E si può ottenere? Perché se si potesse ottenere, a quel punto avrei effettivamente due spade abbastanza simili tra loro. Quante robe? L'ho detto all'inizio live. Ho esplorato un bel po' durante questi giorni. E in realtà di robe effettive non ne ho fatte. Cioè, ho esplorato l'Accademia. Questo qui è stato quello che ho fatto principalmente, esplorare l'Accademia. Poi ho girato a cavallo e abbiamo fatto questa salita qua. Questa zona qua l'abbiamo fatta e sono arrivato qui sopra qua. E basta però, non ho esplorato lì. Qui ho trovato le cose del montacarichi, lo possiamo attivare, ma non ci sono andato. E qui ho battuto la follia, qui ho combattuto dove c'era la follia, ho scoperto un po' di cosette. Qua ho scoperto il villaggio dei vasetti. Qua è sparito lo stregone, ah no, non è sparito, scusate, me l'ho dimenticato già. Poi ho fatto il patto con... Non c'è più... coso? Il tizio che era lì delle dita? Vabbè, ho fatto il patto delle dita, non so bene cos'è, infatti gli occhi rossi hanno fatto. Prima.
Eccomi. Ah, ci siamo andati là sopra. Là sopra dove? Un attimo. Io non ho parole. Non ho parole. Là sopra dove? Combattere con la figlia dei demoni interni e quelli in capo. Squid Game. La questi ah, giusto, giusto. Allora, anche nel sottosuolo abbiamo esplorato un po'. Siamo andati prima di tutto qua. E ho provato a entrare nel mausoleo di Mogwin, non è fattibile per ora, quindi me ne sono andato. Ho esplorato qua e ho battuto questa boss fight molto carina, molto semplice in realtà, non nulla di che, ma molto carina del cervo che era sotto. Sì, in realtà è sopra rispetto al sotto lì. Mausoleo. me l'ha detto anche Valeria, me l'ha detto che ci andremo a farmare più avanti lì. E poi ho esplorato questa zona qua che non del tutto però, non del tutto perché qua c'è una zona che non ho capito come arrivarci. Non ho capito come arrivarci. E qua sopra pure credo ci... Perché allora vi spiego, qua c'è una boss fight molto carina, che però è chiusa e non si può salire da quest'altro lato qua perché è tutto murato, mi pare. Quindi o ho sbagliato io, poi magari dopo ci torniamo, ci facciamo un giro e vediamo. Immagino dove esplorare un bel po'. E comunque mo c'è l'evento di qua. Allora, innanzitutto poi possiamo anche provare a fare qua all'arena di Caelid. Non so, io dico Caelid, perché Cae in latino si legge Ce. Non so se la pronuncia giusta. Caelid forse, Caelid. Caelid. Caelid che. Di base AE si legge E, poi il fatto che ci sia la C dovrebbe essere Celid. Comunque sì, ecco, sono arrivato anche qua. Sono arrivato anche qua e ora vi faccio vedere se riparte, non lo so se riparte il dialogo. Lo guardiamo, quel tizio sopra sta parlando, ecco qua. Mi ispira veramente un sacco sta cosa. Ok, due cose. Allora, sembra veramente un buffone sto Radahn, ma non nel senso negativo, nel senso che uno che vuole di... Ma questo è l'uomo cipolla di Dark Souls. Cosa volevo dirvi? Ah sì, sembra uno che ama tipo la teatralità delle cose, cioè sta facendo un festival per farsi sfidare. Cioè è un buon posto che tiro spettacolo. Io, Alexandro Pugniferro, giuro di affrontare senza timore questa ordalia. E a parte che di Alexandro mi sono skippato uno step della quest, credo. Perché non l'ho beccato in mezzo alle rovine, l'ho trovato direttamente. Ed è una caverna. Non possiamo fare altro che attendere l'inizio della festa. E appunto se sembra una roba estremamente teatrale per sfidare per la runa. Poi ci sarà veramente la runa? Non lo so. Se qua questa. Sì, no, dico mi sono saltato uno step. Non gli ho parlato lì in mezzo, non so cosa avrebbe detto. E poi ho anche questo, una mappa logora che devo ancora decifrare. Perché questa mappa l'ho decifrata. Invito di Villa Vulcano. Letto l'offerta di Ariene. Questo non me lo ricordo. Cerco l'altopiano di Altus. Nel regno di Albero. Ah, l'altopiano di Altus è quello che abbiamo raggiunto dall'altro lato. Estenderò il suo invito per accogliere una famiglia di campioni. Ok, vabbè. Comunque devo decifrare questa mappa. La signorina piegata. Non ho capito. Ah, poi ecco una cosa che non vi ho detto, amici. Che non mi è venuto in mente perché l'ho tolto. Ho ucciso la guardia. La guardia del boss. E mi ha dato la sua armatura. Ora vi direte, ma perché l'hai ucciso? Ma che ti ha fatto di male? Ma non aveva fatto nulla. Ragazzi, oh.
praticamente è invaso e c'è anche una cosa che dobbiamo tornare alla Grazia dopo. Anzi, possiamo tornare. Torniamo alla Grazia, facciamo dopo questo. Perché abbiamo un'altra runa. Oh madonna, mi sto impappinando un sacco, cioè ho un sacco di roba da fare. Prima voglio vedere le rune, la runa nuova. Dove sono le rune? Eccola qua. Perfezionare la rinascita. Uomo d'ambra ghermito da Renala. Rennala, credo si legga. Regina del Premio 1, una maggiore dei semidei nati. Na mai nati. Affine, i figli condotti dalla nascita Renala sono fragili e destinati a brevi esistenze. Preferisco quella di Godric. Allora, Y e poi X, no. Aspetta, io sono col pad della Play 3. Andiamo qua. Sentite, perché ho comprato. Ah! Ok. Triangolo quadrato, grazie. Grazie, scusatemi. Allora, lui non penso mi dica nulla. Ascolta, dai, come posso aiutarti? Niente, ok. Di qua è successa una cosa. Aperta sta porta qua e lì in fondo c'è sto tizio qua che ha invaso e che non dice nulla se non che non lo dobbiamo disturbare. Ecco qua. Sì, l'avevo visto. L'avevo letto sull'oggetto più o meno cosa volesse dire. Ciao, Erduka. Come stai, Erduka? Tanto il viaggio verso la capitale di Leyndell, che si erge a est della piana di Altus, gli alpini dell'albero umano. Non potranno più negarti l'accesso. Il nostro migliore ospedale, tra l'anello ancestrale. Difatti, siamo senza luce, il nostro dovere è rispondere al richiamo della grazia. Guarda i medaglioni segreti? Cioè, ah no, ok. Oh, è vero, vero, ho trovato anche un'albinaura con un lupo, con il quarto Baltos. E l'ho già fatto, ma senza volerlo l'ho trovata così a caso. Stavo esplorando e l'ho beccata. Mi pare dietro un. Qui dietro? Sì, lì c'era. E poi ho trovato il medaglione, gliel'ho portato. Il medaglione l'ho trovato. Dove l'ho trovato? Boh. L'ho trovato qua forse? No. Il medaglione dov'era? 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 Era qua da qualche parte. Il villaggio degli albinari, sì, ma non so dov'è la grazia del villaggio degli albinari. Non mi ricordo, era da questo lato, mi pare, era in mezzo alle paludi. Capriccio sul lago. Ah, qua, ecco qua. Fatto. E ora vediamo da questo lato se succede qualcosa, forse possiamo potenziare i Baltos. No, ok. Uno, non mi cambia i dialoghi. E abbiamo trovato il falchetto, amici. Un falchetto che può esserci utile come supporto anziché i Baltos in caso di nemici volanti. Non mi parla. Potenziamo tu. Si può potenziare qualcosa? Facciamo. Dai. Direi che più 9 va bene perché poi spendiamo roba interessante. Ah no, ne più 4. Abbiamo un fracco di più 4. Aspettate, vediamo di fare. Così forse ci basta. Non credo. Non credo, adesso ci andiamo. Però lo scaling non si potenzia mai di questi due spadoni. Che due palle. La prima grazia. La prima grazia, quindi. Primo passo. Quella indietro ancora. Tra l'altro ho battuto il. Non so se l'ho detto, ho battuto il figlio di Godric. È stato veramente rilassante. Cimitero abbandonato. No, cimitero abbandonato. Non ci sono mai tornato. Mi chissà se è successo qualcosa. Abbiamo parlato un po' con tutti, non è successo nulla. Ah, qua c'era, è vero, c'era sta cosa qua. C'ho le chiavi. Potremmo farlo, non so cosa aspettarmi però.
faremo magari un'altra volta, ecco. Adesso andiamo avanti di qua. Più che altro perché sono curioso, non peraltro. Momento Miyazaki. Sono curioso di vedere quella cosa di là. E poi, cioè, il fatto è che una cosa che ho notato un sacco, amici, è che praticamente io, ve l'ho detto, per il problema della Marika mi sono trovato tipo qui in mezzo alla palude a caso, quindi ho esplorato poi per un bug tutta la zona, trovando le mappe e tutto. E una cosa che ho notato è che, tipo, da questa parte in poi, la parte sopra è difficilissima. Cioè, proprio che i nemici mi shottano. Mi fanno un male della Madonna. E gli stessi nemici nella parte sotto invece sono totalmente alla mia portata. È incredibile come cosa. Cioè, qua li shotto io, sopra mi shottano loro. Sembrano due aree diverse, invece sono lo stesso continente. Mi fa un sacco strano come cosa. Forse mi hanno già teletrasportato. Non lo so. Normalissimo, no, lo so, però mi fa strano il fatto che sembra così. Cioè, così vicine come zone. E poi invece no, e invece non sono vicine, sono proprio zone diverse, cioè che non mi viene da dire nulla, devo esplorare, mo. Ho fatto anche il castello delle mani, dei Cariani. Sì, campioni benvenuti. Posso... Sì. Ci sono. Ah sì, l'ho esplorato tutto. Lascia che ti lucidi la situazione. Ha fatto una magia adesso per farmi questo filmatino qua. Ha messo una sfera davanti e fa. Siediti. È un samurai? Sembra. Il cavallo deve portare questo. È condannato a un eterno vagabondare. Divorato all'interno della matrescenza scarlatta di Malenia, ha perso il senno. Nemici o nemici non importa per farcersene come un cane. Questa è questa cosa qua, aspetta, no, non sono riuscito a far vedere. Lì adesso c'è l'arma di uno di Naruto, urlando al cielo. Ma ora è tempo di indulgere nell'allegria. Musica di campioni che inizia a baldoria. Oddio, ma lui è quello della... C'è prima una guerra nella festa di Radahn. È quello che c'è nella cutscene di caricamento. Anche la sua spada non sa. Quello di incitamento. Troverai il teatro degli scontri della chiesa più avanti, sulla spiaggia ai piedi del forte. Il generale è lì anch'esso, privo di senno, intento di recuperare i corpi, non c'è che da contro il cielo. Quindi devo andare avanti, provo a riparlare un attimo prima che... Sto dicendo, quella spada è molto simile all'altra che ho, alla Zweihänder, credo. Quindi in quel caso le potrei usare insieme, non mi dispiacerebbe troppo. Esploriamo un attimo cosa c'è qua. Perché sono simili, sempre questa cosa qua. Non devono essere uguali, ma simili. Ma questa è una mia cosa molto personale. Perché mi piace l'idea di avere, tipo, molto alla One Piece delle spade con identità singole. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto, che la mia seconda spada, visto che non ha un nome, si chiama solo Spada del Vassallo, da oggi in poi la chiameremo Ratatata. Ratatata perché io sono Gennaro Bullo. E quindi io come ogni Gennaro che si rispetti devo avere un Rattata. E anche perché è il suono che fa quando perforo i nemici con un'inaudita violenza. Questa è la spiegazione. È lo stesso ingresso? Sì, ok. Quindi di qua siamo più avanti. Ha senso, eh sì, ha senso. Non cambia nulla, ok. Che bella zona però. Sembra... Cioè, è una zona totalmente in rovina. Dov'è il generale? Totalmente in rovina, ma sembra che qua si stiano cercando in tutti i modi di tenerla in ordine, tipo. Non so come dirlo. Cioè, il fatto che... Aspetta, qua posso... Si cambia qua, scusami. Colpire con forza? Non posso colpire con forza. Ce la prima per la loro.
Puoi comprare due zoiane. No, non mi va bene, Giampino. Non le voglio uguali. Non le voglio uguali perché perdono l'identità così. Ma appunto, sono tutte cose mentali mie. Quante macchie di sangue? Mi sa che qua si crepa instant, tipo. C'è una marica. E un teletrasporto. E un bacino d'evocazione. E quello è il deserto dove lui vaga. Smack. Un bacino, smack, eh sì. Valeria serve le motto smack. Radana nel flagello celeste. Oh madonna. Posso evocare Agino? Posso? Aspettate! Sono tutte vocazioni queste? È un raid boss lui. Quanti, ma quindi posso over e ascendere il numero di vocazioni? Allora non vado di qua. Non vado col teletrasporto, così ne evoco già da subito. Puoi evocare tutti. Ma è bellissimo. Mi ha fatto sputare un polmone nelle risate. Ma non lo sapevo. Ma scusa, ma ci sono. Che cos'è la divocazione? Ma ti trae in inganno. No, non è divocazione. Così. Vado, dove vai? Comunque a dopo. Ok. Capito, devo. Oddio. Invochiamo tutti quelli che possiamo. Madò. Se posso evocarli a cavallo, a clippare. Abbreviamoci dal balsamo. Devo trovare altre vocazioni. L'ho evocato? Ok, chiamo tutti quelli che trovo. C'è anche Blind! Non penso però qua perché qua c'è spawnato, mi sta seguendo a me. Ah, quindi sono queste. Lancia di Radan. Non ce ne sono altre? No, fammi evocare, cioè, ragazzi. Sono tutti morti? Ho evocato Alexander. Beh, no, mi sa che li posso continuare a evocare, forse. Perché ho visto che è tornato coso, ok. Però lo devo combattere in questa zona qua, credo. E se uccidessi il cavallo? Bella però, mi piace proprio sto boss, aspetta. E se uccidesse te? Mi sa che è questa. Non è una brutta idea.
Lascia stare il cavallo. No, voglio vedere. Cioè, la mia domanda è se si può uccidere, non so se si può uccidere il cavallo. Ma se si potesse uccidere, cambierebbe qualcosa? Ah, sì. Porca miseria. No, è parte lui praticamente. Ah, ok. Sarebbe stato figo anche quello. Sì, fotti tutte le tue frecce. Adesso lo chiamo tutti. Dove sono gli altri? Qua. Cosa cazzo è sta roba? Aspetta! Questo mi sembra. Le spade che cadono mi sembra la mappa di. La mappa di coso? Della mappa che ho trovato, quella rotta. Cioè potrebbe essere questa come qualsiasi altra magia che cade dal cielo in realtà, però mi sembra. Anche perché era un'area che non riuscivo a riconoscere, quindi magari è nuova. E per questo non la riconoscevo. Sta per uccidere Gino. Facciamo provare a tornare a evocare qualcun altro, eh. Dov'è che era l'anico dell'evocazione? Che bella la musica, madonna. Tragot delle grandi corna è morto, quindi lo posso evocare. Ma dov'è mo? Tragot, mezzo lupo e Blade è morto. Andi qua, Blade e gli altri. No. Lionel Coltileone è morto. Come cazzo sono le evocazioni? Che si spostino? Qua ce n'è una. Chi è? Non può tornare, allora devo tornare indietro. Ecco. No, mi sta venendo a prendere. Io sto giocando al piccolo evocatore, ma infatti credo di stare sbagliando tutto, non penso si debba fare così. Infatti come potrei farlo? Non penso di essere in grado di ucciderlo da solo. Né tantomeno di continuare con. Devo almeno evocarli tutti una volta, sì. Loro fanno pochissimo danno, davvero? Allora, ok. Li evoco tutti. Ok, non mi avevi preso, bastardo. Qua sono protetto, no? Madonna, male che mi sono curato. Evoco loro. Per aver evocato tutti, vero? Sì. E andiamo. No, penso che invece fosse più facile. Guarda che mi ha copiato l'attacco. Questo qua l'ha imparato da me, eh? Al fronte. Allora, sviluppiamoci questa. Sapete cosa? Forse potrei cambiare anche.
Non gli faccio il parry perché gli faccio meno danni di parry di quanto io non gliene faccio attaccando. O a terra qua, immagino. Che cazzo è? Madonna mia! Sentivo un rumore dietro di me, ho detto, perché è così tanto silenzioso tranne questo rumorino? Cosa diamine è successo? Sento solo questo... Pietro, cosa sta succedendo? Mi giro, meteora negli occhi. Meraviglioso. No, è veramente bella come boss fight. Un po' difficilotta. Ci sta. Cioè, appunto, essendo... Dai! No, poi sono quasi... quasi a... come si dice? Che ti inseguono. Qui c'è un'altra evocazione, sì. Qui sotto c'è l'evocazione. Dai, scusate, evoco l'ultimo. Possiamo andarci da Faremo. Ecco, magari non così. Non il mini automatico, abbiamo detto. Morto qualcuno. No, mi sa che mi trovo meglio con la mira automatica comunque. Capisco meglio dov'è. Stamio. Beh, ok, mo arriva. Ma devo correre. Dove arriva? Da là, tipo, no? Da là. Madonna mia. Pizzica l'occhio. Ce la puoi fare, no? È tostino, ma ce la si può fare. Non so, cioè, vale la pena evocarli sicuramente i tizi perché lo tengono un sacco occupato. Cioè, almeno la prima metà dei danni li faccio solo con i tizi. Non ho ancora capito cosa servono quelle sfere che gli appaiono intorno. Meno roll, non so non rollare. Non so non rollare. Evocati entrambi, sì. Nessuno mi pare. Ecco, non avevo accelerato. E se la prende ancora con me? Oh. Ma ti stanno picchiando, ma stai vedendo cosa succede? Ah,
fanculo allora. Allora sbuffiamoci l'unguento. Non ho fatto tanti danni di pugno, ho fatto danni se ti becca con le spade prima. Dai che lo sdrumiamo prima che faccia l'omega salto. L'ha fatto. Fatto, state pronti, state allerta perché arriva un cazzo di siluro, mo. Ecco qua. È shotto a tutti loro questo siluro. Prendere tempo. Ok. No! È tosta, è veramente difficile. Arrivo sempre lì, però allora se riusciamo a disarcionarlo dal cavallo mentre è ancora nella prima fase. Arriva nella seconda che non ha un cazzo di vita. Cioè, penso che questo tentativo sia andato meglio dell'ultimo. Cos'è questo consiglio? Vabbè, ciao. tosta. Innanzitutto blocchiamo subito il cavallo, che lo usiamo per doggiare meglio. 1, 2, 3. Ok, uno, qua ce ne sono altri due, forse tre qua, non lo ricordo. Ok, c'è qualcun altro? Non mi pare di aver lasciato indietro nessuno. Questo non parte verso di me, vero? Ok. Ecco l'ultima occasione. No, queste sono le mie... È l'ultima occasione. Mi è andata malissimo questa. Mamma mia, sono arrivato troppo presto, forse non lo so, mi ha aggrato subito, mentre di solito non lo fa. Che palle. Essere focus. Sì, è vero. Mike, come Mike. Pensiamo a San Michele e andiamo avanti. Offri sacrificio. Oddio, l'hanno proprio vista così, cioè si sacrificano gli altri. No, ma il pattern più o meno l'ho imparato, ma è veramente fortissimo. Martellone l'abbiamo evocato, poi evochiamo tutti. Manca qualcun altro, il vaso. Vieni qua, Alexander. Allora. Non mi avevi preso? Ah no, erano gli altri che mi hanno preso. Ci dovrebbe essere un'altra evocazione, però non sto trovando. Lascia con me, riesco ad aggrarlo lì. No. Ok, avviciniamoci a piedi da lontano. Balsamo subito. Al balsamo, ecco cosa sto dicendo, che potrei metterci le ampolle di forza sul balsamo.
Madonna. Arrivata la seconda fase. Vogliamoci da dove arriva? Non lo sento. Eccolo. Mi ha preso stavolta. Perfetto. Perfetto. Però ecco, ho un'idea per non far morire gli NPC. Se lui targetta me con la meteora, io scappo via a cavallo appena saltare su. Così lui mi atterra dove sono io e sono molto più lontano degli altri. Forse, non so se funziona. Gli NPC sono carne macello, sì. Ma la seconda fase io non la conosco abbastanza bene da dire rinuncio agli NPC. Se salvo gli NPC ho carne macello per la seconda fase. Ecco, partiamo benissimo. Un'occasione. Ah, ecco chi era. Inizia a combattere. Se lo becco. E se non muoio. C'è un arciere? Ho preso la stamina. Dobbiamo menare forte. Perché dopo questa si alza e vola via. E mo che vola via. Ecco, proviamo a fare il piano salva gli NPC. Avevo ragione, sono salvati, non lo so. Sì, sono salvati. No, però! Perché poi a quel punto targetta me. E allora sapete cosa possiamo fare? Mentre in volo andiamo anche a respawnare gli NPC. Ci prendiamo più tempo possibile. Li stiamo alla larga e facciamo in modo che non ci sciotti. Cavalli, sì, stiamo a cavallo e... Però no, combattere a cavallo io non sono capace. Non sono minimamente capace di combattere a cavallo, quindi il mio piano rimane quello di sfruttare gli NPC, ma rimanere anch'io a distanza ravvicinata. E so scappare. No, no, scappare a cavallo sì. Scappo a cavallo a ritirare su tutti gli NPC. Mamma mia, sono un coglione. La facciamo così. Uno, due. C'è un altro. Sicura lì c'è l'altra. Dovrebbe, non so se ho preso sempre qua. Qui ci potrebbe essere qualcun altro in giro, queste sono le mie rune.
allora. Ha shottato qualcuno. Ma non noi. E invece anche noi. Madò. Che rabbia pensare che stavamo quasi per farcela prima. Ecco qua. La strategia l'abbiamo. Dobbiamo riuscire a farla. A metterla in pratica. Ma posso arrivare già a cavallo là? O devo per forza scendere qua? Devo per forza scendere, perfetto. E con questo si succa sì. Ma però abbiamo una strategia che secondo me funziona. Ok, dobbiamo scattare solo quando tocca la freccia. Ok. Aspetta di quanti ne abbiamo evocati, manca uno. Devo evocare loro. Lui, anzi. No. Scattare di più. Ho sbagliato tasto. C'è ancora con me. Posso evocare lei? Cortesemente? Non ce la faccio. Vabbè. Scusate. Eccomi! Schifo, mo. Sta andando bene. Allora. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Torniamo di là. Con la dovuta calma si riesce a fare tutto. Forse dobbiamo aspettare di... non so. Uno, due, tre. Perfetto. Oddio, questo non l'avevo minimamente schivato. Anche questa è un'evocazione, immagino. No. Che posso tenere la sua attenzione per un po'. Ok, me lo hanno aggrato. Evochiamo l'ultimo. Persi la finestra di Perry. Ah, è andata male di nuovo. Stava andando meglio però all'inizio, secondo me, qua. Un'occhina morto counter. Non ti preoccupare, Valeria, non ti preoccupare. Non ti preoccupare perché tanto stavo pensando che è inutile, perché non facendo tutto in live non possiamo vedere quante volte sono morto. Non stando facendo tutto il gioco in live, è un po' inutile come comando.
Ma non mi avevi preso. C'è sempre questa lucina qua che mi fa pensare che c'è un'evocazione, ma non c'è mai. Se prende con me però, penso che riescano ad avvicinare meglio gli altri. Voglio andare dall'altra parte però, a scemo. Guarda che iniziano ad arrivare, bravi, bravi, cavalleria. Allora. È morto già uno. Ok. Ha rinunciato. Ah, ma il cavallo riemerge dalla sabbia, sto proprio per dire, ma è a piedi, mo. Fanno proprio male, mo. Gli ultimi tentativi sono stati peggiori sicuramente dei primi. Da quando ho pensato alla tattica per farlo, non sto manco riuscendo ad arrivare alla seconda fase. Impossibile farsi abbattere. Impossibile. Sto però a cambiare. Non capisco cosa sto sbagliando io nel modo di fare, perché prima aggrava prima loro di me da vicino, mi dì. Mentre mo no. Colpo, non riesco a evitarlo mai, boh. Lascialo ancora con me. Qua ci stanno, ma non ci fa danno praticamente. Ok? Oh, salutiamo, andiamo a rivocare gli altri. Non è morto nessuno, davvero? Non stanno morendo. C'è nessuno da evocare, però. Il piano è fallito. Vabbè, ormai aspettiamo che tornino quelli che sono morti. Ormai, siamo qua. Dove cacchio? Non respawnano più? Non tornano più? Mi sa che non tornano più. Non chissà sta prendendo scusa.
Ma sono tutti qua i morti? Che respawnavano dove morivano. Non ho capito sta roba. Pensavo respawnassero dove era il sigillo originario. Devo. La setta runica. Allora, facciamo. Così. La setta runica ci buffa un sacco. Facciamo un attimo una cosa, però, oltre a questo. Qui. No, ma ci sta, ci sta. Miscela balsamo portentoso. Toglierei questo momentaneamente e metto la forza. Si mette nei capelli. Sì, esatto, tu praticamente ti metti il balsamo nei capelli e diventi più forte. Bene, ci ha sfondato il culo fino a mo', ma mo' lo sfonderemo noi, tranquilli. Tanto mi fa ridere il fatto che tutti. Aspetta, uno, due, tre. Quella lì dietro, 4, 5, 6. Sono 6 le vocazioni. Questi sono i tizi che sono qua. Perché mi hai chiusa? Andare a parlare con lui. Andiamo. Ah, me lo rispiega tutto? Tutta la cazzi? Vabbè, salta, dai. Ah, serve la cutscene per mettere il caricamento e aprire la porta, quindi la mettono sempre. L'ho capito. Usiamo l'ascensore. Usi l'ascensore, esatto. Sembra una bella aggiunta. Dobbiamo moddare Elden Ring e mettere tutte queste minchiatine qua. Tipo che gli spiriti dei cani siano i più forti del gioco. Non lo posso fare? Ok, sì. Gli spiriti dei cani sono i più forti del gioco. Si chiameranno Baltos. Il cavallo che non mi ricordo manco qual è il nome originale. Si chiamerà Gino. E nulla. Tutti questi. No, adesso è una posizione diversa, la posizione o sbaglio? Ok, questo qua c'è l'ultima passione. Questa mi sa che è proprio un support tipo. Non riesco a colpirlo, penso che alla base di una vittoria ci sia il colpire l'avversario. Poi cavallo. Mettiamocelo via, messo.
momento del ba... Non ho usato le rune comunque. Successo? Tutti quegli effetti? Perché usare le rune fa male, ragazzi, ricordatevi le rune. Ma è il fatto che se non ti colpisco. Devo fare un cazzo. Oh madonna. Alla prima pace in cui ti faccio il 20% di danni meno, praticamente ti soffiamo in faccia. Cosa? Aspetta. Sono perso un po' di messaggi, scusa, adesso recupero tutto. Facciamo pausa un attimo dalla boss e recupero un po' di messaggi, allora. Quindi l'ascensore, qua ce l'ho arrivato. No, ecco, non ho capito perché mi partono tutti gli effetti quando utilizzo il balsamo della forza e la saetta. L'ho usata la saetta. Ah no, prima, dici, prima era il balsamo della forza, credo. Aumentano le resistenze, quindi per aumentarle te ne danno prima un po' di tutto. 1, 2, 3. Ne è sparito uno. Ah no, era qua, ho sbagliato. Date. Ok. C'è ancora con me? Aspetto evocare l'ultimo finché non... che non aggra loro, perfetto, quindi posso andare qua. Vabbè. Allora, sta sdrumando i miei amichetti però, lo percepisco. Ok, tempo di resuscitare tutti. Dove saranno i loro... Stanno da qua. Ok, non vedo però i cosi di evocazione. Uno è qua. Ce l'ha con me. Gli altri dove sono? Non li vedo. Torna. Adesso li rimette indietro. Sta capendo. Li vorrei avere. Cioè, devo rimanere solo? Oh no, non riesco a... Quanto si esagerate, figlio mio. Momento carne da macello.
No! No! Bevi, ma non riesco, non riesco, non riesco a fare più di una cosa insieme. Ma non era nemmeno avidità, era proprio io che lo guardavo dritto negli occhi e lui che se l'è presa con me. Vi dico però, avevo pensato di scappare e mettermi a tenerlo sotto tiro con la balena. lo ammetto, quello lo volevo fare. È nostro ormai, non lo so se è nostro, ma sicuro siamo andati meglio di prima. No. Ma pure ti sei frenato, madonna. Vabbè. Mi ha shottato. Se Gino non è morto, può fare. Ok, andiamo a evocare anche il support. Andiamo a evocare pure il support. Non ci cambia nulla, tanto prendo un attimo di tempo in più. Ma lui ce l'ha con me proprio. Si è flippato il gioco, perfetto, non bello, non bello. Di essere morto, avevo sentito il rumore della morte. Come ce l'ho? Non mi cura? Veniamolo, veniamolo, mo'. Tutti, ok. E ora si ranna. Ah, questa è la neruna. Questo gioco l'ho ucciso sparando tra frecce perché mi hanno rotto le secondo palle, ecco. No, io ne ho battuto qualcuno con le frecce. Scusami, Gino, ne ho battuto qualcuno con le frecce, mi ha fatto molto ridere. Perché non era necessario proprio per godere dell'averlo sconfitto. Ma lo batti ora, secondo me. No. No. Un attimo, mi devo evitare la prima. Qua ne evochiamo due o tre. No, solo uno. E
E dall'altro ci sono anche altre persone, non lo so. Ah no, era la Vergine delle Dita, non è più qua sopra. Oh, sta cosa che cambiano i posti però mi tilta. Andiamo subito una saetta. Sono già alla seconda fase. Madonna mia. Non è vero che mi riposo, cambiano. Cambiano invece, cioè nel senso. Non sono quasi mai gli stessi. Quasi mai. Ogni tanto non sono gli stessi. Forse se muore mentre sto per morire io, poi respawna dove muore la gra. Cioè. Il coso. Avete capito cosa voglio dire? Intanto no, non lo posso fare, volevo equipaggiare. No. Troppo occupato a veliuare. Sto sprecando le 7 runde, secondo me. Non so se sto facendo buon uso. La stamina e iniziamo a combattere più stamina. Ok, adesso vado a risuscitare tutti e mi allontano. Vedete dei nomi voi? Qui ce n'è uno. In quattro sono ancora vivi, sopra ce ne sono tre. Comunque siamo un po' di più, posso tornare. E mo pure la bolla magari. Allora devo rollare. No. 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 No, dico che le sto sprecando perché se finisco
Le saette prima di finire la boss fight è un casino, perché poi non ho più questo buff che potrebbe essermi utile. Cioè, la sto usando come prima risorsa e non come ultima, essendo limitate. Cioè, non, perché mi danno tanta vita, ma non mi sembra che stia andando così tanto danno in più. Vediamo. Permesso, 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 non riuscite a coprire nessuno, un attimo, torno subito. Ok. Non c'era bisogno. Andiamo a coprire Alexander. No. Ok, mo ho preso quelle. Ultima, magari non serve evocarla, però. Non so, c'ho paura a fare senza un così, che poi non fanno nulla, però. Calma. Vedete simboli di evocazione? Io no, non ce n'è uno. Non vedo altro. Aumento di danni. Questo è quello che mi ha shottato prima. La mossa di merda. Aspetta. C'è con me? Forse sì. Aspetta, quando si allontana a cavallo, meglio seguire a cavallo anch'io. Ho doggiato una cosa scendendo dal cavallo. Dai! Mamma mia! Cosa sta succedendo? Terza fase.
Che si è rotto qualcosa sicuro. Ma cosa? Devo leggere la runa, devo capire cosa cazzo sta succedendo. Un segno rosso è comparso sulla mappa. Le cose non c'erano prima. Siamo tornati indietro nel tempo. Allora dico questo. Ah, no, ok. No, perché? Perché mi sembrava un sacco la scena di... come si chiama? Nella serie Marvel, non mi viene il nome, Moon Knight, in cui si torna indietro nel tempo facendo così. Un combattimento Forse inconsueto, mai eh? the La guerra closest dello scontro è thing condivisa da te e well Radan. E done and you and then a falling infine star una stella cadente dinanzi ai nostri wait occhi. before I can't father Non so come Maladon Radan so we riuscisse a gotta imbrigliare see una who that potenza di tale scale is portata. with Era una tonight leggenda vivente senza alcun dubbio. well È bene tempo the che io wheel of vada. La fate ruota del has destino si è decided rimessa to in use our moto. cards Se il fatto lo vorrà, sarò lieto di but incontrarti di you are a nuovo. fine Ammiro il tuo warrior talento in battaglia. Poi mi if that's on the dice... cards you are a No. fine Adesso leggo tutto, eh. Ah. Non c'è una terza fase. Meno male che c'è un segno rosso al D1 e me lo sono dovuto cercare io. Che succede? Ti sei rotto? Cosa da te, è stato battere meglio, meriti un posto dei più grandi campioni. Io al contrario ero più o meno di un quarto. Ma non è vero! Al primo colpo mi sono incantato e ho riversato fuori il mio contenuto. Poi mi sono nascosto come un codardo. Ma non è vero, dai! Mi sei al tuo cospetto, su. Chi non crede che mi arrenda. Per fortuna qui i cadaveri di grandi eroi si contano decine. Devo solo accogliere in me questo fiume di corpi per tornare istante un grande guerriero. Come sai, le spese trovate qui sono straordinariamente valide. Non potrei aspettarmi di meno dagli eroi che hanno affrontato la disgregazione, la più grande delle guerre. Aspetta e vedrai, sola, diventerò più forte che mai. Aspetta e vedrai al prossimo incontro. Non potrei... Ah, no, ok. No, non... Allora, il fatto che uscisse carne è quello che continuavo a dire a Valeria, per esempio, giocando. Ma c'è la carne dentro, Stivai, perché hanno la carne? Cos'è, un guscio? Invece no, sono... Cioè, tipo... Torna all'ingresso. Perché devo ritornare così? Ma perché c'è Radan il Ferro Celeste segnato tra le... tra gli NPC a cui parlare? Dov'è? Ah, è il nome della grazia. Ok. Riscattata. No, e non avevo capito questa cosa. Cioè, io pensavo che fosse tipo loro. Uscisse carne perché loro dentro erano fatti di carne. Invece, a quanto pare, loro si potenziano. Si potenziano con. E queste cose non le avevo viste prima, vi giuro. Vediamo la runa che abbiamo trovato. Che è qua? Priva di benedizione? Cerca... Ah, perché? Ok. Torre divina... Marò! Non è attivata? Sì, l'ho totalmente dimenticato sta roba. Dobbiamo andare alla torre divina? No, no. 70.000 rune. Nuovo livello. 35, poi andiamo avanti in tempra. Ok, allora, inventario, diciamo che abbiamo delle rune. Magari arriviamo a fare quello dopo. Quanto ci serviva? Penso basti così. Basta, ok, facciamo 31. Siamo fatti quanti livelli? 3, 4? Ah, è vero, Aspetta, come avevo detto? Perfetto. Ho fatto, avete visto, ho dato i vostri suggerimenti. Mi hai superato comunque nei livelli, di brutto. Ma perché ho fatto due boss oggi che tu non hai ancora fatto, per quello. Solo per quello ti ho sorpassato, sennò...
Offri un globo cinereo. Ok, poi andiamo dalle... Troppo forte, troppo pazzo, ma no. Ma che diciamo, dai! Allora. Da te li devo comprare le cose. You have earned now to become Elden the Finger as much for Ok, quindi penso il boss finale sia Marika. Sto di now umano. become. No, ma... Queen No, Marika, questo Marika is the Chanel non c'è vessel stato of dato the di volontà Elden propria. Il Ring, carrier of its finale è vision, Kiss. Una a dea, in god-god vero, ma fu after the imprigionata nell'albero ma Elden dopo la distruzione shattered dell'anello. Si Grimmauld. deve la punizione per la disgrazia dell'ordine rispetto alla sua natura divina. Il peccato di Marika si geva un duro castigo, nonostante le catene, ella resta una dea e incarna la visione, consegna le lune maggiori per diventare Lord e unirti alla come consorte. La lancia di Radahn ce l'ho già. Questa è la regina corazza leonina di Radahn. Questa sarà fortissima, tipo. Questa roba qua. Angela non sono pregio. Ma pesantissima. Magari un pezzo lo posso prendere. Però ne posso prendere solo uno, mi pare, giusto? Solo un pezzo per volta posso prendere. Leggi la descrizione, giusto, giusto, giusto. Allora, partiamo dalla lancia. Breccia pesante usata durante la festa del combattimento del generale Radahn, e da cui lui stesso fu trafitto per mano dei cavalieri marcescenti, intrise il potere antigravitazionale di Radahn. Potere antigravitazionale è per questo forse che le stelle non si muovevano? E poi sono mossi di colpo? Corona della luna crescente, questa è della regina. Alta corona forgiata in onore della luna. Indossata da Rennala, regina del plenilunio, incrementa l'intelligenza. Rennala governava l'Accademia di Reia Lucaria ed era a capo della famiglia reale di Cario. Eppure, quando perse il marito Radagon, il suo cuore se ne andò con lui. In quell'istante, i membri dell'Accademia compresero che Rennala non poteva assurgere al ruolo di campionessa. Chioma rossa. Adesso, leggiamo prima tutto quello della regina, magari. Veste riservata agli stregoni del più alto rango, indossata da Rennala, regina del plenilunio. Rennala governava l'Accademia di Reia Lucaria ed era a capo della famiglia reale di Cario. Ah no, ok, questo è sempre lo stesso. Cambio qualcosa? No. Niente, ok. Elmo del Leone d'Oro, con una fluente chioma scarlatta usato dal generale Radahn. Questo mi piace veramente tanto. Radahn ha ereditato i fiammanti capelli rossi da suo padre Radagon. Ah, era il figlio! Era estremamente legato alle implicazioni eroiche del suo retaggio. Un tempo era il cucciolo di un campione, era solo il leone del signore delle battaglie. L'opinione comune è che il Leone d'Oro rappresenti Godfrey, il primo lord ancestrale, e la bestia reggente Serosh. Sin dall'infanzia Radahn ha subito il fascino del signore delle battaglie. Signore delle battaglie. Ok, ho detto tutto, credo. Aspetta. Eccolo qua il simbolo rosso in mappa. Cratere di stella cadente. Devi vedere le armi. Dove si vedono le armi? Ho sbagliato. C'è equipaggiamento. Sono queste. Ah, giusto. Ah, ma quindi aspetta, no, era questo allora. Ok. Posso vederli senza... Vabbè, rimembranza di Radahn, il pregio Jess, scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalle dita, in alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. Già, il leone rosso era in grado di controllare la gravità, una pratica appresa a Stella in gioventù, tutto per non abbandonare lo smunto senestriero che amava sopra ogni cosa. Per questo non se ne andava, perché lo adorava. Ok, spadoni curvi. A questo mi piacerebbe averlo.
Con i curvi in acciaio brunito da General Radan, una coppia di armi decorate con un fregio raffigurante la crinia di un leone. In gioventù Radan divenne universalmente noto come il flagello celeste, proprio in quegli anni che incise lo stemma della gravità su queste spade. Abilità unica gridante. Vabbè, ok. In titolo di proprietà intergradazionale del flagello celeste, se usato con la lancia di Radan, assurge a vera arma da campione. Essenza e intelligenza? Allora, niente. Come sappiamo, il mio PG è stupido. Bastone usato da Renna, la regina del Plenilunio. È una spada, non è solo un... Cioè, sembra anche una spada, poi magari non lo è. La scintipiedra granata blu di Caria cresce la potenza delle serpentine del Plenilunio. Segui usato intelligenza suprema, può brandire il prezioso... Ok. Usa l'esecutore come ricettacolo per manifestare una runa fina da scagliare contro i nemici. La runa fina... Ok. Ok. Andiamo a vedere la... Il cratere. E poi magari ci fermiamo qui. Non lo so, possiamo andare anche un po'. Andiamo via al buco. Bisogna pensare. Ah, vedi. Proprio così. No, sto dicendo minchiata, però robe fluttuanti le ho già viste. Cerco di avvicinarci un po' di più. Il fatto che non c'è gravità mi fa dire forse posso saltare, ma non lo farò. Anche se la voglia è tanta. Devo discendere con calma. Che bello sta zona. Devo andare di qua. Do sta cosa che è buggato il controller, mi dà proprio fastidio. L'ho intervista la vita del nuovo champ. Grazie, no, cioè non le ho guardate bene bene, ma ho visto le icone, le splash art. Allora vediamo di qua se c'è qualcosa prima di scendere giù. Non si vede un cacchio. Uno scrigno? Dove? Uno scrigno questo. Fake news. Vedete, se guardo verso l'alto fa così, mi dà proprio fastidio. Non lo fa sempre, dipende quando avvio Elden Ring. Cosa cazzo è successo? Comunque, cioè, perché... Oltre al fatto che siamo sottoterra, cioè siamo nel livello sotto della mappa, oltre a questo, questi edifici da dove sono caduti? Cioè, ho fatto un buco, ma questi edifici c'erano già sotto? Da dove sono arrivati? C'erano prima, quando passavo di qua, non ci ho mai fatto caso. Ma non si scende. Non posso più risalire? Devo vedere se c'era qualcosa dall'altro lato che non ho controllato bene. No, città eterna. Di qua?
Non ti serviva saltare. Perché c'è il buco qua? No, non c'è un buco. Forse qua serve saltare? Oddio. Che paura, chi è che l'ha sparato? Scrigno? No. Ma questi? Ma respawnano tra l'altro? Ok, respawnano totalmente. Avremo una bella balestra, 7 runica, eccola qua. Quell'unica che abbiamo consumato. Consumato. Il mio posto prefe. Non è detto che c'è sconosciuto. Lei è la mia coach. No, vorrei aggrare quello. Vabbè. Ecco, perfetto. Se avessi potuto aggrare sarebbe stato facile. Posto molto strano questo, se posso permettermi. E questo? Ma attenzione, bugiardo. Ah, non aspetto, ma ovviamente non troverai abominio. Tristezza al momento di saltare mi fa molto ridere, come cosa? Prendi il loot. Mo vado! Per farla nascente. Vediamo cos'è. Inventario, inventario. Per farla nascente. Oggetti chiave qua forse. Un attimo. Crafting. Ah no, ce l'avevo già. Molto difficile da reperire. Quindi è una roba buona averlo trovato qua. Aspetta, prendere di qua. Vedo se di qua c'è altro. No, nulla. Come mi insegna Valerio Yag. Allora. Ehi. Qua ci sono già stato. No. Di qua? Non mi sembra di vedere nulla. Della forgiatura 5. Qua ci sono questi materiali qua. Guscio di lacrime da gelo. Questo materiale non l'ho mai trovato, mi sa, perché cioè non, almeno non l'ho visto così bene. Il medio del dito d'arte mi vedo. Adesso voglio vedere lui come è morto, però allora. Come un coglione, ok, la posso saltare. Disse lui, non sono mai morto cadendo.
facciamo una bella cosa. È il momento balestra. Posso usare pure questa, mo? No, il mio sogno è essere l'uomo ceramica dei vasetti. Ceramista balestriere, esatto. Quello sarebbe il top. Con due balestre, carne bianca essiccata nella chiarezza. Poveretto morto. Cioè con Valeria. Ah, con Valeria, amici, vero? Ho portato avanti. Voi vi chiederete, ma legge, i Valtos diventeranno scarsi a Roy? Ebbene no, sono già al più 3. Sono già al più 3 e noi continueremo imperterriti a portarli avanti. Con Valeria. Tutto qua non c'è una grazia. Ah no, è. Sono confuso. Siamo più in alto. Oddio, ma questo qua si vede dal pozzo scendendo. C'è anche un bacino. Smack, dov'è? Ah, eccolo. Allora, ora le cose sono due. Possiamo andare avanti a esplorare di qua. Cosa che mi ispira. Però c'è anche da fare un'altra cosa. Perché, oddio, adesso stiamo andando tanto avanti. Ma dobbiamo andare anche qua prima. Quindi magari andiamo prima alla Torre Divina. Va bene, facciamo un attimo in pausa l'esplorazione e vediamo di qua, perché qua ho già esplorato un minimo e mi hanno fatto un culo a strisce, ma però siamo un po' più forti dell'ultima volta, quindi vediamo un po'. Qua ce ne sono due, io lo so. Sbagliato, scusami. Allora, non mi stanno shottando, però sono un attimo chiuso. Scusatemi. Allora, con calma, eh. Allora, siamo arrivati. Ma quante persone sono morte qua? Scusami. Dove è finito? Prima cosa porta, eh. Prima cosa mica tanto. Ma cos'è Prince of Persia, mo? Abbiamo cambiato gioco? Io non le so fare ste cose, amici. Come faccio? Ma non dai di qua, forse. C'è un coso di un po' più basso per saltare. Qua. Eccoci qua. Mi sono cagato addosso. Questo cos'è? Nulla. Eh no, non dai di là. Sto a fare così. No. Aspetta, di qua. Ok. Allora, oh madonna, non ha aurea 12. Eh sì, lì devo andare, no dai. C'è un'altra strada più veloce, più facile. Questa qua forse. Non è tanto più facile.
Qui ci sono i messaggi di Natsu. Più avanti giù. Più avanti giù. Più avanti bugiardo. No, vabbè, di Natsu ho amici, perché sono circondati di bianco, e sono quelli con la parola d'ordine. Di qua si può andare da qualche altra parte? No. Che faccio? Salto? Mi fido di Natsu? Che paura. I messaggi sono sempre stupidi. Non lo so. Non lo so se buttarmi. Non mi sembra troppo alto, però. Andiamo a vedere dall'altro lato, va. Oh, Madonna. Usare pietre, vero? Com'è che si faceva a usare le pietre? Pietra arcobaleno e si gode. Dio, c'ho paura. Allora, inventario. Eccolo qua, usa. Ho fatto un errore. Proviamo a usarle prima. Se guardo di là. Non riesco a usarle. Basta, andiamo dall'altro lato. Sì, la fanno qui. Cadi, coglione. Uff, sono difficile. Mi vado a stringere il culo. Mi sa che devo scendere, io pensavo questa mi portasse giù. Dove siamo arrivati? Oddio, te chi sei? Madonna mia. C'ho una paura. Non era qua la sala da scala? Dov'era? Mi sono perso una scala. Cosa ti ho droppato? Una farfalla? Una farfalla lui e il corpo aveva una saetta runica. Ok. Stiamo arrivando in cima? Ah, una shortcut? Siamo all'inizio, è la shortcut questo, ok, sì. Quindi dovevo scendere di là, mi sa. Unica. O mo riprendo a fare parkour. Paura io, c'ho paura a farlo. A meno che non debba saltare a mezz'aria da qualche parte, però penso che morirei se ci provassi. E la strizza, madonna quanta, non avete idea. Anche perché non ho capito se devo saltare sulla. Perché adesso vi faccio vedere, guardate. Vedete che c'è quest'asse e una gabbia. Io
devo saltare sull'asse o sulla gabbia o sulla piattaforma dietro la gabbia. Devo saltare su quest'asse. È un talismano che mi è caduto, no, sto sudando, adesso lo mettiamo allora, me l'ho dimenticato, ecco. Oh, un talismano in più! Qual è? Danni da caduta. Micio, eccoci. Non è un NPC? No, è una persona morta. Altro individuo morto. Morti caduti mi sembrano. Ah no, sono quelli che ho ucciso prima allora, mi sa. Mentre non ti serve più, tu guarda. Oh no. Che ha ammazzato, no, infatti sto dicendo, ma vuoi vedere che le hanno aggiunti in realtà la setta? Ma la setta mi sembra uno spreco. Ma la setta poi, mi spiegate una cosa, la setta dura per sempre? Come, cioè, finché non torna la grazia? Cioè, tipo io mi attivo la setta qua? No, non l'avevo attiva, avevo attiva la, questa. No, l'ampolla. Io tolgo le sette, per sicurezza. C'è un boss qua, maronna mia. Ma che brutto viso che c'ha. Sto credendo. Ho perso le rune! Ho perso le rune! No! Mettiamo le sette. Non questo, questo. E vai a fare in culo tu e tutti quelli della tua stirpe. Sì, sì, ciao. Mi sa che saettiamo questa boss, e te? Che ne dite? Siamo una setta? Poi, prepariamo. Voglio provare il falco invece. Però il falco non è potenziato. Vabbè, tanti cani morirebbero, il falco forse no. Ok. Aspetta che c'è palto. Bastardo, non si evitano gli attacchi altrui. Lo faccio anch'io solo perché tu l'hai fatto con me per primo. No! Apriamo Balto. Balto?
Nato via. Allora, i Baltos sono migliori, mi dispiace. Che stanno facendo i Baltos? Scusatemi. Non hanno combattuto. Sta facendo? Un attimo concentrato, amici. Secondo me è tipo stra pericoloso, potrebbe essere. Non devi essere doso, eh. Oh, non sono più buggati Baltos. Prossimo. No. La seconda fase è decisamente complessa, però. Ecco qua.
questo qua è quello. Quando attiva la fiamma sull'arma e si allunga, il danno è vicino. Quando non lo fa, il danno è lontano. Credo di aver capito. Mamma mia. Che pressione ste boss fight. Ho sentito un rumore di tremare. Io però devo andare in cima. Mi dà la chiave forse per aprire sopra. Spadone. Un nuovo spadone, ti prego, fammi che fai che sia un nuovo spadone. No. Che palle. Perché tutte spade colossali? Io voglio degli spadoni. E dai tu, subito, scusami, vale. Coperto. Voglio. Fighissima. Non lo metto in dubbio, ma... cioè, parte che non siamo... Come si arriva in cima, allora? Sium. Scegli il risultato, Sium. Completare il pronostico. Fatto. Un attimo, ok, adesso di nuovo. Dov'è il gioco? No, questo è il gioco. Ok, intanto prendiamo un attimo sti fiori. 94.000 echi. Vediamo quanto lagga, però. Torniamo su. Torre divina di... centro. Saliamo di 2 o 3 livelli. Madonna, ho fatto dei boss della Madonna oggi. Mi è andato veramente tanta roba. Nuovo livello. Adesso tiriamo su. 3 livelli con un boss. Tu porco, levale le mani di dosso. Non avrei fatto questa opzionale. È sopra l'entrata. C'è una porta. Però non sapevo aprirla. Tipo qua c'è una porta, no? Perché mo si apre? L'ultima volta non si apriva. Io pensavo di dover scendere giù per aprire il portone. Perché ora è la runa? Vabbè, ma è una porta. Potevano farmela aprire prima. Oppure dire devi avere la runa o devi inserire la runa per aprire la porta. Io penso, io non avrei mai esplorato la zona di sotto, cioè semplicemente non si apriva la porta, ho detto boh, dovrò andare giù. Diri nel ring. Per questo sono stata muta, mamma mia. Ma io non mi devo andare a parlare anche con lui, amici. Adesso ci andiamo prima di chiudere la live, perché non mi ricordo cosa dovevo fare per salvare la ragazza dalla malattia. Cioè me l'ha detto ma non mi ricordo quando, pensavo di dover andare qua sopra ma a quanto pare ho sbagliato. Spero non si senta mio padre che suona la chitarra, amici. Ah, la palude? Una maggiore, ok, vediamo. Una maggiore aumenta punti vita e punti abilità e vigore massimi. Meno buono di questo, credo. Uno dei figli di Rennala e Radagon, che divennero semidei e figliastri dopo l'unione di quest'ultimo con la regina Marica, la runa maggiore brucia ardentemente per opporsi all'avanzare inesorabile della marcescenza scarlatta. Andiamo qua. Vado un attimo a parlare con il tizio per rinfrescarmi bene la memoria su cosa dice. Se fattive oggi andiamo avanti, perché tanto non devo ancora cenare, quindi abbiamo un po' di tempo. Oggi ho fatto live un po' prima perché tecnicamente avrei dovuto cenare prima, però non a quanto pare ho frizzato il gioco, perfetto. Questa città l'ho esplorata un bel po'. Sto contando che non sentisse il microfono, ma ho iniziato la chitarra, ma ho iniziato a suonare più forte. Dov'era la casa? Era qua sopra?
Sì, oggi faccio le corna, lo stanchino invece. Prima cosa devi trovare il lago d'Uroburo. È nascosto nelle profondità delle paludi scarlatte di Aeonia. Poi ti svelerò con molto presto il segreto della città di Seglia. Le paludi sono queste. Sono queste le paludi, vero? No, oh, perché non c'è il nome, quindi non sapevo se era quello o meno. Nelle grazie. Paludi, ok. Se mettessero i nomi anche in mappa sarebbe comodo. Nelle profondità della palude. No, sta zona non l'ho proprio visitata perché qua ci sono arrivato. E sono uscito da una caverna, vi ricordate che mi avevano rapito? Rapito con un forziere. Sono uscito dalla caverna. E poi me ne sono andato via perché mi sembrava troppo difficile stare. Qua c'è una marica. E c'è una marica, ipotizzo che ci sia da combattere. Rovina della via dei saggi. C'era pure un boss da qualche parte, mi ricordo. L'ho beccato mentre esploravo. Qua c'era del loot, non l'ho visto. Trompaggio dormesso. Nelle profondità potrebbe essere qua. Sezione rocciola, fangul. Cos'è che è? Un incantesimo. Sì. Non è per te, no? Allora, qua ci sono questi, quindi li skippiamo. Io voglio solo trovare l'ago, voglio andare avanti con quella quest. Scusatemi, no, no, non volevo disturbarmi. Quindi qua prosegue. E qua si poteva anche scendere con le lapidi incastonate. Non si può andare da questa parte. È una bella cosa, eh? Non posso aprire la mappa. Andiamo. Il centro sarà quello. Oddio, vedrai che su quella torre lì ci si arriverà lì. Quella la torre, no, vabbè. Quello è il boss, credo, no? Un boss. O sono armi, no, sono armi incastonate. Però qui dentro c'era un boss, mi ricordo. Che è lui, ok, ecco, appunto. Comandante O'Neill. Per oggi ho dato con i boss, quindi questo qua per non affrontarlo se possibile, ma vorrei comunque salire sopra. Terra di Kyle, di Cedi, no, di Cedi l'abbiamo detto. Di qua. Siamo usciti dalla palude, cosa nella palude? O lo ha il boss? E in quel caso ne riparliamo un'altra volta. Oppure. Io non saprei dove andare. A meno che non sia in quella grotta lì. Potrebbe essere in quella grotta lì. Che brutta sta zona con quel tubo che non si vede nulla. Non c'è niente.
Queste cose enormi sono delle rotture di palle. Ma no, qua si esce dalla palude, esatto, quindi no. Nelle profondità della palude. O è il boss o è la grotta che ho trovato. C'è la grazia che ho attivato per caso, non credo. Vedere un po' dov'è sta grazia qua. Non lo so. Non lo so, direi che ci possiamo fermare qua per oggi, amici. Dai. Mi scrocchio la schiena. Bene, è stata una live molto produttiva. È stata una live molto produttiva, un po' pesante perché è durata tanto, ma mi sono divertito. Vi ringrazio tutti quanti per essere passati, vediamo un po' se c'è qualcuno in live. E seguitemi sui vari social, come dice Valeria, e vi ricordo che oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Lunedì? Lunedì, dopodomani c'è il cinematto, io vi mando da Pooh. Giù. Ho sbagliato a scrivere, però. Sì, non l'avevo vista. E nulla, seguitemi sui vari social, soprattutto su Telegram, in cui vi informo un po' di più e vi aspetto. Fate i bravi. Ciao!